Sotto la pioggia, ma lo facciamo lo stesso, ragazzi. E lo slogan è sempre lo stesso: il calcio è strano, Beppe. Il calcio è maledettamente strano. Come ieri sera per il Barcellona, ieri l'altra sera per il Barcellona, ieri sera lo è stato per l'Ajax. Crudele la partita, crudele. Il fatto che gli olandesi erano andati sul 2-0 addirittura, quindi sul 3-0 totale, e poi nel secondo tempo, grazie a una reazione di cuore, di orgoglio, di grinta, il Tottenham l'abbia ripresa per i capelli, incredibilmente al 95esimo ha trovato con la tripletta di Lucas Moura il gol qualificazione per approdare alla finale, al Wanda Metropolitana, che quindi vedrà opposte proprio due formazioni inglesi, il Liverpool e il Tottenham, che dovevano rimontare. E se volete, ieri sera una rimonta ancora più clamorosa, forse di quella del Liverpool, soprattutto per come la partita si era messa, per come l'Ajax aveva giocato questa Champions, aveva giocato anche il primo tempo di ieri, per un Ajax in totale controllo, che invece c'è, forse. Come il tennista, magari non chiude la partita per il braccino. L'Ajax ieri sera ha avuto proprio il braccino, che è andata lì a un passo dalla finale, però alla fine per non chiudere la contesa, quindi per andare a perdere per 2-3. Io, ragazzi, ieri sera tifavo Ajax, però togliamoci il cappello, togliamoci il cappello davanti al Tottenham che senza Harry Kane riesce a ribaltare questa sfida grazie all'intuizione da parte di Pochettino, che io ormai lo ritengo davvero tra gli allenatori migliori al mondo, perché in quanto a intuizione davvero ne sbaglia poche, anche Maurizio Pochettino. Il fatto di mettere Llorente nel secondo tempo è stato veramente decisivo ai fini delle sorti della partita, perché Llorente è uno che si sbatte, ti fa sponde, ti difende i palloni, è bravo nel gioco aereo, quindi insomma davvero ha avuto anche un peso specifico importante questa mossa da parte di Pochettino. E poi Lucas Moura, la favola di Lucas Moura, che è il quinto di sempre a realizzare una tripletta in una semifinale di Champions. Incredibilmente, perché ragazzi, Lucas Moura era riserva praticamente del Paris Saint-Germain, comunque anche ai margini di solito del progetto Tottenham, è un po' come Wijnaldum ed Origi forse al Liverpool, le ultime ruote del carro, gli uomini che non ti aspetti, quelli che a volte risultano quasi sovrabbondanti alla causa, alla fine si riscattano nella notte più magica, nella notte più bella. Una tripletta di Lucas Moura che vuol dire tanto, che vuol dire tanto, che cambia anche i suoi orizzonti, sicuramente le sue prospettive in squadra. Vedremo se in finale ci sarà anche Harry Kane, però assisteremo sicuramente a una grande finale tra Liverpool e Tottenham. Potremmo assistere, tra l'altro, anche in Europa League ad una finale di tutte inglesi tra Arsenal e Chelsea, insomma, proprio a dimostrazione del predominio anche del calcio inglese, delle tante grandissime squadre presenti in questo campionato. Comunque, onore al Tottenham. Mi dispiace per l'Ajax perché sono andati lì a un passo dal traguardo, distrutti proprio al 95esimo dopo il gol del 2-3 all'ultimo pallone di giocabile di Lucas Moura, però c'è da dire onore al Tottenham che ci ha creduto fino in fondo, perché c'è poco da fare in queste imprese, in queste rimonte bisogna crederci fino in fondo, altrimenti non si realizzano delle imprese di questo genere. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una like, un mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e arrivederci, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.